Sassolievo rappresenta un patrimonio per la comunità pugliese, un patrimonio di umanità che deriva dalle nostre origini, dalla nostra fonte, San Pio da Pietrelcina, che nella sua santità è riuscita a realizzare un miracolo continuo nel tempo. Un polo tecnologico avanzato, ma che nello stesso tempo deve tener conto dell'amore verso il paziente. E si è subito creato un legame molto forte con il bambino. Io ho visto i dottori abbracciare mio figlio, chiamarlo sempre per nome. Cerchiamo di dare normalità. Si va a scuola al mattino, si sta insieme, si lavora, si continua il lavoro scolastico. Possiamo andare a fare esperimenti in vitro e prossimamente anche in vivo per vedere quali sono gli effetti delle mutazioni genetiche che noi identifichiamo, non solo, ma possiamo produrre ora delle cellule staminali di grado clinico che possono essere utilizzati nella terapia di malattie neurodegenerative. Abbiamo fatto questo dipartimento perché vogliamo raccogliere i pazienti e dare loro una opportunità in tutte quelle che sono le patologie della testa e collo. Una sfida molto interessante, quella di prendere in mano una struttura, un reparto che fino ad oggi aveva esercitato la chirurgia toracica solo marginalmente e far sì che questo diventasse invece l'attività principale dell'unità operativa che adesso dirigo.